Ok William, ma quanto devo versare di caparra quando vado a fare un'operazione in cessione di compromesso? Ragazzi, dipende. E io su queste cose devo dire un sacco di volte dipende, perché in realtà dipende, cioè è la verità. Dipende dal tipo di operazione che voi volete fare, che in realtà questa è una cosa che voi valutate in fase di presentazione dell'offerta. Okay? Quindi quello che normalmente viene fatto è che voi, vabbè, prima dovete ovviamente conoscere la zona e tutta una serie di cose, valutare l'immobile, quindi dovete sapere qual è il valore reale di quell'appartamento. Una volta che avete stabilito qual è il valore reale di quell'appartamento, andrete a fare un conto economico. Il conto economico voi lo dovete fare doppio fondamentalmente. Perché doppio, William? Perché dovete fare un conto economico ragionando che cosa succederebbe se voi acquistate l'appartamento, quindi compro e rivendo, ok? Oppure un conto economico se ad esempio io vado in cessione di compromesso, quindi dovete prevedere tutte queste cose. Sulla base di questa roba qua ovviamente verrà fuori un'offerta, quindi per esempio potrebbe essere che in cessione voi riuscite a fare un'offerta nettamente più alta rispetto a quanto lo sarebbe acquistando l'appartamento, e questo è uno, per esempio, è una delle motivazioni per le quali il proprietario potrebbe dirvi di sì, ad esempio, ok? Una volta che avete capito questo, chiaramente dovete ragionare su quanto devo, tra virgolette, versare a titolo di, potrebbe essere caparra confirmatoria, conto prezzo e via dicendo, ma fondamentalmente a livello di anticipo. Benissimo. Potrebbe essere che voi versate, ad esempio, un 20% su quello che è il prezzo che avete offerto. Quello che vi dico è dipende anche molto da quanto voi volete blindare l'operazione e da quali sono, per esempio, le cose che dovete fare nell'appartamento. Per esempio, devo ristrutturare l'appartamento? Ok, e se devo ristrutturare l'appartamento, quanti soldi mi servono per ristrutturare l'appartamento? Ipotizziamo che io devo pagare 40.000 euro di ristrutturazione per un appartamento che sto promettendo di acquistare per 100.000, ok? In questo caso è una cazzata, ad esempio, versare 10.000 e poi fare dei lavori per 40.000, senza blindare bene l'operazione. Per blindarla intendo, per esempio, potrebbe essere una trascrizione, ok, sull'appartamento. Se invece, ad esempio, io non devo fare dei lavori, ok, quindi ho detto più volte, i lavori non sempre servono, non è vero che dovete per forza dare valore all'immobile, tante volte è un discorso di prezzo, dipende dal discorso di percezione, si può semplicemente dare una lavata di faccia, insomma non è questo il video adatto, però fondamentalmente ci sono delle situazioni dove voi magari non dovete effettivamente andare a fare una ristrutturazione completa o addirittura non farla, ok, a quel punto potete anche decidere di versare una caparra, per esempio, di 10.000 euro, potrebbe essere una caparra confirmatoria di 10.000 euro, perché tanto non dovete fare dei lavori di ristrutturazione. A quel punto sì, ok? Perché il problema è che voi vi mettete in una situazione di rischio, ok? Quando voi andate, per esempio, a dare, abbiamo detto prima, 10.000 euro, ipotizzate che date 10.000 euro al proprietario, benissimo. Dopodiché fate i lavori di ristrutturazione. Una volta che avete fatto i lavori di ristrutturazione, avete messo 40.000 euro per la ristrutturazione, avete pagato l'agente immobiliare, insomma avete pagato un sacco di roba, dopodiché magari il contratto non era neanche abbastanza blindato, gli avete dato 10.000, boh, non si sa neanche a quale titolo, e qua succede che poi il proprietario dice io cambio idea, non te lo vendo più e mi tengo l'appartamento ristrutturato. O ancora peggio, voi fate l'operazione, questa cosa mi è capitata, e che è scoperta ed è una cosa che io vi sconsiglio, cioè non avete i soldi, per esempio voi date l'operazione, ci vuole, noi possiamo 40.000 per fare la ristrutturazione più l'agenzia eccetera più l'anticipo sull'appartamento e il saldo, e voi non avete tutti quei soldi, avete magari 60.000 e ci vogliono 160.000 per dire, ok, o ci vogliono, sì, facciamo che ci vogliono 150.000,
Dovete ancora versare 90.000, ma non ce li avete, ok? E avete già, tra virgolette, speso tutto, avete dato solo semplicemente 10.000 magari al proprietario. A titolo di anticipo, cioè potrebbe essere, ripeto, caparra, potrebbe essere a conto prezzo, quello che volete, ma fondamentalmente il problema è che voi non avete il saldo, voi non avete il saldo da fare, non riuscite a trovarlo, le banche non vi prestano i soldi, non avete degli investitori, insomma siete in una situazione un po' di merda. Oppure semplicemente vi manca la liquidità. Ok, potrebbe essere, conosco delle persone che tante volte si scoprono a livello di liquidità, quindi che ne so, magari hanno 300.000 euro, tra virgolette, per utilizzare negli investimenti immobiliari, quei 300.000 magari sono messi in altre cose che comunque necessitano di tempo per andarle a concludere, nel frattempo fanno questa cosa pensando di fare, tra virgolette, il colpaccio, dopodiché non riescono magari a vendere nei tempi previsti, hanno preso magari troppo poco tempo per andare a cedere questo compromesso, cosa che capita, per esempio, conosco delle, ho visto delle persone fondamentalmente alle quali viene insegnato nei corsi che la cessione di compromesso si fa in 3 o 4 mesi. Ok, questa cosa, attenzione, si può fare, ma io non vi consiglio di prendere 3 o 4 mesi di tempo, vi consiglio di stare larghi, cioè prendere almeno 10 mesi di tempo, poi vendete in 3 o 4 mesi, meglio ancora, ok, però intanto vi siete tenuti del tempo. Immaginate che scadono le tempistiche, voi non avete i soldi per saldare l'appartamento, voi non l'avete ancora venduto, ok? Ma l'avete già ristrutturato, avete già fatto tutte le cose. E il proprietario a quel punto si impunta e dice: no, vaffanculo, io mi tengo l'appartamento già ristrutturato, perché ti dovrei dare più tempo, eccetera. Quindi voi andate nei casini. Ecco perché dovete stare molto, molto, molto attenti quando fate una cosa di questo tipo, ed ecco perché dovete ragionare bene prima su quanta caparra, barra anticipo, a conto, quello che è, dovete versare, ok? Sia in fase di proposta, sia in fase di compromesso.